Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Celebriamo la solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria. E questa festa grande ci fa pensare alla Madonna che sale in cielo perché è stata coronata di grazia, di gloria, di gioia, di luce, perché lei è stata totalmente a servizio, umile, disponibile dell'amore di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi è nella gloria con tutta la sua persona, corpo e anima. Ecco, però pensarla in cielo potrebbe farci pensarla un po' lontana, no? Ecco, la Mamma Celeste, per lei il suo cielo, sapete qual è? Il cielo di una mamma? Stare nel cuore di suo figlio. Questo è il cielo di una mamma. Quindi oggi, se anche noi vogliamo sentire gli stessi sentimenti della nostra Mamma Celeste, ecco, lei vorrebbe salire, sì, ma nei nostri cuori. Far salire i nostri cuori mediante l'amore, perché l'amore fa salire. Ecco, se permetteremo che questo avvenga, celebreremo veramente l'Assunzione di Maria nel cielo, che sarà, grazie a lei, grazie a Dio, sarà il nostro cuore. E quindi sentiremo questo cielo non più lontano, ma lo sentiremo proprio nella vita quotidiana. Ecco, l'amore che Dio ci dona e che Dio vuole che attraverso la Mamma Celeste ci arrivi, proprio come il latte arriva a un bambino per nutrirlo. Ecco, questo amore possiamo raffigurarcelo come quella mano che Gesù tende a San Pietro mentre sta andando a fondo, no? E Pietro grida: Signore, salvami! Sta andando a fondo sul mare in tempesta, no? E allora Gesù afferra
la mano di Pietro tira su. Ecco, questa mano del Signore possiamo vederla proprio nella mamma celeste, una mano vicina, una mano proprio che nelle situazioni di pericolo, di oscurità, di tempesta, è sempre pronta ad afferrarci. Ecco, dobbiamo soltanto tendere anche noi la mano con grande amore, con grande fiducia. Ecco allora che questa festa sia non solo l'assunzione della Mamma Celeste, ma sia anche la nostra assunzione, grazie a lei che sale nei nostri cuori mediante l'amore.